È la base militare più top secret del pianeta. Volevi l'area 51? Eccola laggiù. Ma nessuno l'aveva mai vista così da vicino fino ad oggi. Sono al posto giusto nel momento giusto. Che cosa nasconde il governo al suo interno? Ordigni segreti o tecnologie extraterrestri? La stiamo analizzando per capire come funzioni. Ma cosa avviene quando i curiosi si spingono troppo oltre? Siamo corsi in macchina per trovare riparo. Oggi vi sveleremo le informazioni top secret, i resoconti dei testimoni, le dichiarazioni degli ex piloti della CIA. Ho visto un disco volante. È un congegno rivoluzionario per osservare la base da una prospettiva privilegiata. Vi abbiamo mostrato l'area 51 in alta definizione come nessuno l'aveva mai vista prima d'ora. Stiamo parlando del caso 55101, i segreti dell'area 51. È enorme! Ottobre 2008. Pat Askert è nel deserto del Nevada, a 25 chilometri dall'area 51. Sono loro? Sì, sono loro. Che stanno facendo? Ci guardano. Ci sono due uomini, vuoi vedere? Sono a bordo di quel veicolo? Sì. Hanno acceso le luci? Sì. Agosto 1955, sempre nel deserto del Nevada. Dal letto di un lago in secca, un velivolo dall'aspetto bizzarro si leva ad alta quota. Il collaudo dell'aereo spia U2 inaugura l'era dei moderni velivoli top secret. E il luogo designato è Groom Lake, noto anche come Area 51. Il luogo è scelto dal governo americano per la sua posizione isolata, praticamente impossibile da raggiungere. Nessuna strada pubblica percorre la zona nel raggio di 25 chilometri. Il villaggio più vicino, Rachel, è stato fondato nel 1973 e la sua popolazione sfiora a malapena i 300 abitanti. Da più di 30 anni questa base remota nel cuore del deserto è avvolta dal mistero. Numerosi sono gli avvistamenti di strane luci sospese sulla base e i radar intercettano spesso dei velocissimi oggetti volanti nelle sue prossimità. Ma sull'argomento vige la massima segretezza. Poi nel 1989 tutto cambia. Quando sono entrato nell'hangar, ho visto una navetta aliena che i servizi segreti militari degli Stati Uniti stavano reingegnerizzando. Il presunto fisico nucleare del governo americano, Bob Lazar, dichiara pubblicamente che nell'Area 51 hanno luogo esperimenti di reingegnerizzazione di velivoli alieni. Gli avvistamenti di oggetti non identificati nello spazio aereo di Groom Lake sono ora all'ordine del giorno. Ma la base rimane segreta grazie a un perimetro esterno di 25 chilometri che impedisce qualunque intrusione. E chi cerca di oltrepassare quel perimetro viene allontanato, arrestato e avvertito che le unità militari sono autorizzate a fermare i trasgressori con qualunque mezzo. Ma ora, grazie a una nuova videocamera ad alta definizione, riusciremo a penetrare al suo interno. Siamo a pochissimi chilometri dal cuore pulsante dell'Area 51. È un po' una nazione nella nazione. Ha le sue apparecchiature, il suo personale e le sue risorse. Sono in corso delle sperimentazioni su velivoli di cui nessuno conosce l'esistenza. A tutt'oggi il governo americano non ha mai ammesso ufficialmente l'esistenza di una base chiamata Area 51. Per non parlare della sperimentazione su mezzi extraterrestri. I nostri investigatori si recano dunque nel remoto deserto del Nevada in cerca di risposte. Ted Epworth analizzerà i documenti ufficiali cercando di ricostruire la storia della base. Negli ultimi 40 anni in questa base sono stati messi a punto velivoli top secret e all'avanguardia. Bill Burns analizzerà le testimonianze di reingegnerizzazione.
Più si approfondisce questa storia, più diventa complicata e misteriosa. E Pat Husker cercherà di avvistare la base. Avremo l'occasione di osservare uno dei luoghi più misteriosi del mondo. L'Area 51 prende il suo nome dalle mappe degli anni 50, che rappresentano i siti di sperimentazione del Nevada con una griglia, in cui ad ogni quadrante viene assegnato un numero diverso. Alla zona di Groom Lake, casualmente, si fa riferimento con il numero 51. Oltre a questo irrilevante dettaglio storico, solo in pochi sono riusciti a scoprire che cosa avvenga realmente al suo interno. Sto per incontrare Peter Merlin, uno storico dell'aeronautica e un esperto dell'Area 51. Peter Merlin è membro della Fondazione Storica per i Siti di Sperimentazione del Nevada. Ha intervistato decine di funzionari dell'Area 51 e ha analizzato alcuni documenti top secret della base e immagini satellitari un tempo illegali. La base fu inaugurata nel 1955, vero? Già, fu installata dalla CIA nel 1951. L'aereo spia U2 era un velivolo segretissimo e così serviva un'area per il collaudo, lontano da sguardi indiscreti. Inizialmente gli ingegneri scelgono Groom Lake, l'enorme letto di un lago in secca, perché fornisce una pista di 6 km scavata nel terreno. Ma quando appare evidente che l'U-2 è potenzialmente vulnerabile agli attacchi missilistici sovietici, l'esercito americano comincia a mettere a punto nuovi progetti top secret. La base di Groom Lake non era pronta. Mancavano gli impianti, le infrastrutture, la pista di decollo. Allora vennero realizzati e fu così che diventò la base aerea che tutti conosciamo. Negli anni 60, la base diventa il sito privilegiato per la messa a punto e il collaudo dei velivoli militari top secret. L'RB-69 a Neptune, l'F-117 Nighthawk e il B-2 Spirit. A cosa pensi stiano lavorando nell'Area 51 attualmente? Credo che assisteremo ben presto al collaudo dei droni. So che l'aeronautica militare sta spingendo in quella direzione. Assistere ad un collaudo in quest'area misteriosa è praticamente impossibile. Ma è proprio ciò che Pat tenterà di fare. Pat incontrerà Mark Farmer, un cameraman specializzato in scontri aerei e un esperto dell'Area 51, il quale gli mostrerà una pista segreta che solo in pochi hanno visitato. Siamo a circa 30 km a nord dall'Area 51. Qui hanno effettuato dei test sulle armi a dispersione e hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Quindi in questo istante siamo in una zona contaminata. Siamo circondati dal plutonio. Perfetto. A detta degli agricoltori del posto, sono passati molti anni dall'ultimo test nucleare, ma questa zona è diventata la location privilegiata per un'altra attività, l'osservazione dei test di volo. Mi sembra di sentire qualcosa. Già, velivolo in avvicinamento. A distanza, un F-15 volteggia nello spazio aereo sovrastante l'Area 51. Poco dopo, un altro F-15 lo affianca. L'esercito sarà stato avvertito della loro presenza. Come ci avranno avvistato? Con il sistema di sorveglianza elettronica. Tra le dune del deserto sono nascoste migliaia di sensori preposti al rilevamento di dati visivi e sonori. Come fanno a monitorarci? Grazie a una tecnologia chiamata misura di supporto elettronica, che rileva le onde elettromagnetiche emanate ad esempio dai microfoni, dai cellulari, dai walkie-talkie. Stiamo generando un campo elettromagnetico. Ed è molto facile rilevare la nostra presenza. L'F-15, dopo un paio di voli di ricognizione, scompare dalla vista. Da quel momento ogni attività viene interrotta. La base è al corrente della loro presenza. Mark e Pat sono certi che non ci saranno altri avvistamenti. Qui vige la massima segretezza. Non fanno altro che il loro dovere. E nessuno lo sa meglio di Bob Lazar, che dopo essere stato ridicolizzato per anni, scompare dalla scena pubblica.
Ma l'uomo che per primo ha infranto la segretezza, George Knapp, continua a portare avanti la sua indagine. Attualmente Knapp lavora per la KLAS-TV, l'emittente della CBS a Las Vegas. George Knapp ha svelato la storia di Bob Lazar e i misteri dell'Area 51. Nel servizio di Knapp del 1989, Lazar sostiene di aver reingegnerizzato dei dischi volanti extraterrestri in un luogo chiamato S4, all'interno del perimetro dell'Area 51. Ma le prove degli esperimenti di Lazar all'S4 e presso i laboratori internazionali di Los Alamos, dove prima era ricercatore, sembrano svanire nel nulla. Lazar sostiene di aver subito una cancellazione dell'identità e molti lo accusano di essere un impostore. Ma Knapp fa una scoperta scioccante negli archivi di Los Alamos. Telefonammo a Los Alamos e ci dissero che non c'era traccia di lui, ma il suo nome era sull'elenco telefonico del laboratorio. Li richiamammo, ma ribadirono la loro versione. Il governo sta forse cercando di nascondere il fatto che Lazar abbia lavorato nell'Area 51? Trovai un numero dello Los Alamos Monitor in cui c'era una foto di Lazar in prima pagina, con un prototipo da lui messo a punto. Ai laboratori mi dissero che ero fuori strada, ma io sapevo che aveva lavorato lì, non solo per l'elenco telefonico e l'articolo sul giornale, ma perché alcuni ex colleghi mi avevano confermato che lavorava a progetti top secret in quella struttura. Dopo aver dimostrato che Lazar lavorava a Los Alamos, Knapp decide di dar credito alle sue dichiarazioni. Ma non è tutto. Lazar rivela al reporter che durante le ricerche effettuate nell'Area 51 ha stabilito un contatto con una potentissima fonte di energia aliena definita Elemento 115. Sostiene che provenga da un altro pianeta o da un altro sistema solare e la stiamo analizzando per capire come funziona. Lazar è convinto che l'elemento 115 sia utilizzato per la propulsione dei dischi volanti. La chiave di tutto è verificare che lavorasse a Los Alamos, perché se lavorava lì a ricerche top secret con mansioni tecniche e scientifiche, allora è concepibile che abbia lavorato anche nell'Area 51. Lei crede alla storia di Bob Lazar? Sì, ci credo. Tra poco, un ex pilota della CIA ci confermerà la versione di Lazar e ci renderà partecipi di un avvistamento scioccante. Pochi minuti fa abbiamo visto un UFO del governo americano. Nel 1989, Bob Lazar, un presunto fisico del governo americano, racconta al mondo di aver reingegnerizzato dei dischi volanti extraterrestri nell'Area 51. Lazar sostiene inoltre che i velivoli sperimentali siano alimentati da una potentissima fonte energetica aliena chiamata Elemento 115. Ma la segretezza che circonda la base impedisce a chiunque di verificare le sue affermazioni. Vengono alla luce episodi legati alle misure di sicurezza attuate per tenere alla larga i curiosi. E Pat sta per verificare fino a che punto queste misure siano davvero intimidatorie. Sto per incontrare Susan Wright, che ha scritto un libro sull'Area 51 e ha vissuto in prima persona un'esperienza traumatica a pochi chilometri dalla base. Pat e Susan hanno percorso 200 chilometri a nord di Las Vegas e ora si trovano all'incrocio tra la statale 375 e una strada sterrata che porta dritta alla base di Groom Lake. Che strada stiamo percorrendo? La Groom Lake Road, che termina all'ingresso principale dell'Area 51. L'ultima volta che Susan si è avvicinata al perimetro è stato nel 1997. Un'esperienza che non dimenticherà tanto facilmente. L'intera zona è sorvegliata dall'esercito, che fa di tutto per scoraggiare ed intimidire i curiosi. A te cosa è successo? Ho percorso la stessa strada fino al perimetro dell'Area 51, poi ho visto i Camoduz. Camoduz è il nome in codice degli agenti di sicurezza dotati di camuffamento preposti al controllo dell'Area 51. Ci hanno bloccato la strada, impedendoci di proseguire oltre. Abbiamo fatto retromarcia verso i cespugli più vicini, siamo scesi dalla macchina e all'improvviso è spuntato un elicottero dal nulla.
ad un certo punto, senza alcun rumore o preavviso, ci siamo trovati... Boom! Quell'elicottero proprio di fronte. A che distanza? Una decina di metri. Siamo corsi nella macchina per trovare riparo. Eravamo terrorizzati. Ovviamente era loro intenzione allontanarci dalla zona. Perché mai una base militare dovrebbe adottare una tattica tanto intimidatoria per spaventare i civili invadenti? La risposta, forse, è legata all'oggetto della sua sperimentazione. Mentre Susan e Pat avanzano verso l'area 51, Bill raccoglie nuove informazioni sul potenziale utilizzo dell'elemento 115 da un uomo in cui Bob Lazar ha riposto la sua fiducia. Il suo nome è John Lear. Il padre di John ha inventato il Learjet e lui stesso è un esperto pilota. Ha lavorato per la CIA con incarichi di massima sicurezza. Lear va in pensione con 19.000 ore di volo al suo attivo e possiede più certificati della Federal Aviation Administration di quanti ne abbia mai conseguiti un pilota americano. Ma la sua vita cambia quando negli anni 80 stringe un profondo legame di amicizia con Bob Lazar. A quanto sostiene, lui e Lazar sono soliti compiere delle escursioni notturne lungo il perimetro dell'Area 51 per assistere alle sperimentazioni sui dischi volanti. Lei ha visto davvero un disco volante nell'Area 51? Non c'è alcun dubbio. Ho visto un disco volante. Emanava dei raggi gialli e oro. Bob mi aveva detto a che ora sarebbe stato lì e il disco c'era. In un video inedito girato il 22 marzo 1989, appare John Lear sul perimetro dell'Area 51, anche nota come Groom Lake. La voce dell'uomo che effettua le riprese è quella di Bob Lazar. Ci troviamo 12 chilometri ad est di Groom Lake, il sito di sperimentazione militare top secret. Poco fa abbiamo visto un UFO del governo americano levarsi in quella direzione. E l'abbiamo osservato per 7-8 minuti. La missione di stasera è stata organizzata da Bob Lazar, un fisico teorico che lavora a Groom Lake. Che da oggi è un uomo morto. Lear sostiene inoltre che Lazar gli ha fornito un resoconto dettagliato del progetto a cui stava lavorando. Stava cercando di riprogettare l'asse del motore che permette a queste navette di coprire centinaia di migliaia di anni luce di distanza. John ci mostra il modello di un reattore, essenziale perché i dischi volanti sfruttino la fonte di energia aliena. All'interno della capsula, il reattore è alimentato da un frammento dell'elemento 115. Bob mi diceva che c'erano 200 kg di questa sostanza a Los Alamos. I fisici nucleari sparavano sulla punta del frammento i protoni che trasformano l'elemento 115 in elemento 116, disintegrandolo. La componente 115 indica il numero di protoni presenti negli elementi del nucleo atomico. Lazar sostiene che bombardando l'elemento 115 con ulteriori protoni, questo numero passa a 116. Ma il prodotto ottenuto è instabile e si disintegra immediatamente, rilasciando un enorme quantitativo di energia. L'intero processo, secondo Lazar, consente ai dischi volanti di levarsi sfidando le leggi di gravità e raggiungendo velocità fenomenali. Questo è il disco volante e questo è lo spazio. Il processo non fa altro che convogliare l'energia dello spazio nella navetta, permettendole di volare a centinaia di anni luce. Mentre il mondo scientifico discute la validità dell'elemento 115, John Lear e Bob Lazar ribattono che gli studi sull'argomento sono solo allo stadio embrionale. A chiunque sia convinto che i dischi volanti siano una leggenda, un'illusione o una beffa, John è pronto a rispondere il contrario, perché è il più grande esperto in materia, fatta eccezione per Bob Lazar. Le attività che si svolgono all'interno dell'Area 51 sono fuori dalla portata visiva, ma sul suo perimetro le operazioni avvengono alla luce del sole. Pat e Susan si trovano ora all'estremità nord-orientale dell'area off-limits e si accorgono di non essere soli.
Eccoli laggiù. Dove? Su quella collinetta, i Camoduz. Sono loro? Sì, sono loro. Che stanno facendo? Ci guardano. Quei due uomini laggiù, vuoi vedere? Sono a bordo di quel veicolo? Sì. Hanno acceso le luci? Sì. Mi chiedevo se ci fosse qualcuno in macchina e in tutta risposta hanno acceso le luci. A distanza, delle unità di sorveglianza controllano la zona con dei sensori di rilevamento audio e video. Ci sono sensori lì e da quella parte. Ci tengono d'occhio. Malgrado siano stati avvistati, Pat e Susan continuano ad avanzare lungo il perimetro. Hanno messo dei nuovi cartelli dall'ultima volta. In quelli c'era scritto che i trasgressori rischiavano la vita, ma forse erano un po' troppo espliciti. Questi sono nuovi. Su questi c'è scritto: attenzione, installazione militare. È proibito varcare questo limite senza l'autorizzazione di un responsabile. Il personale e i veicoli in avvicinamento saranno soggetti a perquisizione. Mentre Pat e Susan oltrepassano i paletti arancioni che delimitano la zona, gli agenti della sicurezza non li perdono di vista un solo istante. Guarda, si spostano per seguire ogni nostro movimento. Vogliono capire dove andiamo e che intenzioni abbiamo. Ci stanno guardando. Hanno i binocoli puntati su di noi. Forse è il caso di andare. Sì. Che ne pensi? Andiamo. Dopo aver verificato i sistemi di sicurezza della zona, Pat cercherà un nuovo punto di osservazione. Ma ciò comporterà una rischiosa arrampicata su un picco di oltre 2000 metri, che però ci permetterà finalmente di avvistare l'Area 51. Vi mostreremo l'Area 51 in alta definizione, come non l'avete mai vista prima d'ora. Da sempre, la segretezza dell'Area 51 attira gli ufologi e gli esperti di argomenti militari. Nell'immagine rimandata dal satellite, i dettagli sono tutt'altro che chiari. Ci sono molte piste, numerosi edifici e molte altre strutture non identificate. Queste immagini non colgono la base nel pieno delle sue attività. A 35 km dal villaggio più vicino, Pat farà la conoscenza di Glenn Campbell, una guida specializzata nelle escursioni nell'Area 51. E insieme raggiungeranno un punto di osservazione privilegiato, il Tikaboo Peak, dalla cui cima potranno vedere la base con i loro occhi. Stiamo per piantare le tende, ci sarà da aspettare. Il sole è ancora alto e la nostra è una missione notturna. Vogliamo essere in cima al Tikaboo Peak all'alba, il momento migliore per avvistare l'Area 51. Mentre Pat e Glenn Campbell piantano le tende per la notte, a 30 km di distanza, Ted Ackworth ispeziona lo spazio aereo che sovrasta Groom Lake. A metà strada tra il villaggio di Rachel e quello di Alamo, su un sentiero sterrato, si sono verificati di frequente degli avvistamenti UFO nello spazio aereo dell'Area 51. Queste immagini dei cieli sopra la base sono state filmate da un curioso. Per verificarlo, abbiamo contattato un'azienda di Las Vegas specializzata in sistemi di sorveglianza, la Southwest Surveillance. I tecnici porteranno 3 videocamere ad alta risoluzione che orienteremo verso l'Area 51, sperando di avere fortuna. Le 3 videocamere, collocate a 30 metri di distanza l'una dall'altra, riprenderanno una porzione del cielo sull'Area 51 per i prossimi 3 giorni. Se si verificherà qualche strana attività diurna o notturna in prossimità della base, non sfuggirà alle videocamere. Al calare delle tenebre, Pat e Glenn si preparano alla lunga scalata per raggiungere la vetta del Tikaboo. Il Tikaboo Peak si trova a 40 km di distanza dall'Area 51 ed è l'unico luogo dal quale si può osservare la base senza contravvenire alla legge.
Abbiamo percorso 35 chilometri di strada sterrata per giungere qui e ci aspetta una scalata piuttosto difficile e faticosa. Non tutti sono disposti a farlo. È mezzanotte passata e siamo diretti verso la cima del Tikaboo Peak, a 2000 metri di quota. L'aria è molto secca e l'altitudine si fa già sentire. La scalata alla vetta prevede una salita di 300 metri su un terreno ripido e impervio. Pat e Glenn sono spesso costretti a procedere carponi, poiché la parete della montagna presenta dei tratti di roccia friabile e fango. Ormai siamo in marcia da un bel po'. La parete è molto ripida e a tratti procediamo a fatica. Chiunque decida di scalare questa vetta deve avere un po' d'esperienza, non è per principianti. Ogni caduta potrebbe rivelarsi fatale. Pat e Glenn impiegano 3 ore a scalare la parete rocciosa. Ci siamo quasi. Manca poco. Dopo quella cresta, un ultimo sforzo. Oltrepassata la cresta, la base militare più misteriosa del mondo appare ai loro occhi. Volevi l'area 51? Eccola laggiù. Oh, cavolo. È enorme. La base è a 40 km di distanza, ma l'immobilità dell'aria del deserto e l'assenza di umidità ne rimandano un'immagine chiarissima. Quando sorgerà il sole, la ammireremo più nel dettaglio. Ciascuna di quelle luci corrisponde a un hangar. La base si estende per molti chilometri, copre un'area piuttosto vasta. Quanti chilometri esattamente? Sono soltanto le luci che vediamo o... è una zona più vasta? Dipende da come la si misura. La zona corrispondente all'area 51 copre una superficie di 6 km per 10. Di per sé non è molto estesa, ma è circondata da una vasta zona militare. Quindi l'intero complesso militare ha una superficie pari a quella dello stato del Connecticut e di Rhode Island messi insieme. È enorme. Al sorgere del sole possiamo finalmente mostrarvi le immagini inedite, ad altissima definizione, della base militare più inaccessibile nella storia degli Stati Uniti. Ma mentre Pat scruta la base, tra le nuvole si profila un nuovo mistero. Dei jet non identificati. Molti sostengono che i velivoli siano predisposti per portare i funzionari all'interno dell'Area 51, preservando il massimo riserbo sui loro incarichi. Ho avvistato un aereo in avvicinamento. Ha una striscia rossa sulla fiancata? Sembra di sì. È bianco con una striscia rossa sotto i finestrini. Porta il personale nella base. Partono da Las Vegas e arrivano qui a bordo dei 737. Sono dei voli regolari, garantiscono un servizio continuo. Questo è il primo volo del mattino, di solito ce n'è uno ogni mezz'ora. La luce del mattino consente una vista chiarissima della base. La migliore panoramica sull'area 51 mai mostrata in TV. Per ottenere delle immagini tanto definite, è necessario disporre di un'attrezzatura di gran lunga più sofisticata di quella di una troupe televisiva. Come vedete, disponiamo di una telecamera molto speciale. Le classiche telecamere hanno un obiettivo di 50 mm. Sulla nostra, invece, è montato un teleobiettivo di 1140 mm, che ci permette di filmare queste immagini inedite dell'Area 51. È una telecamera ad altissima risoluzione e Glenn mi ha confermato che quassù nessuno ha mai utilizzato un obiettivo tanto potente. Vi stiamo mostrando l'Area 51 in alta definizione, come nessuno l'aveva mai vista prima d'ora. La telecamera rivela una pista sterminata e un blocco di edifici che costituisce il cuore dell'Area 51. Gli hangar poco appariscenti, le piste e gli uffici collocati in quest'area remota del deserto del Nevada
rappresentano un vero enigma. Ma l'elemento più misterioso di tutti è quest'hangar gigantesco costruito solo di recente. Ho esaurito gli aggettivi. Potrei dire fantastico, straordinario, incredibile. Ma nessuno di questi riesce ad esprimere l'unicità di questa esperienza. Ve lo dico da cacciatore di UFO. Sono al posto giusto, nel momento giusto. Che cosa avviene all'interno dell'enorme hangar chiaramente visibile dalla cima del Tikaboo Peak? Le immagini dal satellite rivelano le possibilità più avveniristiche. Quest'hangar è molto strano. L'escursione lungo il perimetro dell'Area 51 ha rivelato delle straordinarie misure di sicurezza. L'incontro con un ex pilota della CIA ha portato alla luce la sperimentazione di una sofisticata tecnologia aliena. E infine, la scalata verso il migliore punto di osservazione dell'Area 51 e l'utilizzo di una tecnologia ad alta definizione hanno consentito l'avvistamento di un enorme hangar che solleva molti dubbi su ciò che realmente avvenga al suo interno. Ted analizza le più recenti immagini satellitari della base con Peter Merlin, uno storico dell'aviazione militare. Questa è l'immagine più recente dell'Area 51 rilevata dal satellite. Sembra una foto di buona qualità. Attualmente l'Area 51 comprende 24 hangar, 4 piste, numerosi dormitori, una torre radar e persino un edificio a prova di esplosione. Ma non è sempre stata tanto estesa. Ecco com'era negli anni 50, quando veniva chiamata pista d'atterraggio di Watertown. C'era solo una pista d'asfalto di 1,5 km. Tanti piccoli hangar, un paio di capannoni e gli alloggi per gli ufficiali. Era piuttosto spartana come base. La base conserva un profilo modesto per altri 25 anni. Poi si espande. Negli anni 80 furono attuate modifiche radicali. Costruirono un enorme deposito per le munizioni, raddoppiarono la lunghezza della pista e aggiunsero una nuova pista di rullaggio. Queste modifiche vengono effettuate poco prima che Bob Lazar riveli pubblicamente la sua storia, secondo cui il governo americano sta testando dei velivoli top secret basati su una tecnologia aliena. E ora, le recenti immagini da satellite confermano ciò che Pat ha visto dalla cima del Tikaboo Peak. Sono stati realizzati dei nuovi hangar nella zona sud della base. Mi chiedo perché, visto che ce ne sono già 24. Forse vorrà dire che hanno bisogno di spazio. Quest'hangar è davvero molto strano. Perché costruire un hangar così grande? Le indagini condotte negli ultimi anni hanno mostrato dei presunti UFO di varie forme e dimensioni. Ma solo uno corrisponderebbe a quelle dell'hangar. Una gigantesca navetta triangolare avvistata nel 1997 a Phoenix, in Arizona. Ho visto un enorme oggetto scuro a forma di delta. Nel 2004 a Tinley Park, in Illinois. Lo sto filmando, ci sono riuscito! E nel 2008 in Galles, nel Regno Unito. Stavo guardando il cielo quando ho visto delle strane navicelle triangolari. C'è chi spiega il fenomeno chiamando in causa un nuovo velivolo messo a punto dall'esercito, lo Stealth. Ma il governo nega la sua esistenza e molti esperti si chiedono come sia possibile nasconderlo ai cittadini americani. Programmi di disinformazione fuorvianti, ecco come si serva il segreto. Sarà difficile che trapeli. Ma le indagini potrebbero giungere a una soluzione all'interno dell'Area 51. Quest'hangar dimostra forse la sperimentazione di una nuova tecnologia top secret collegabile agli avvistamenti UFO avvenuti negli ultimi decenni? L'unica maniera di chiarire il dubbio è interpellare i funzionari dell'Area 51. Come Glenn Campbell ha sottolineato sulla cima del Tikaboo Peak, molti funzionari dell'Area 51 giungono alla base a bordo dei jet 737, contrassegnati da una striscia rossa sulla fiancata.
Le ricerche condotte da Glenn e da altri esperti hanno appurato che questi voli sono denominati Janet Flights e decollano dall'aeroporto internazionale McCarran di Las Vegas. Pat e Glenn cercheranno di intercettare questi voli anonimi prima che decollino, mentre Bill e Mark Farmer osserveranno i velivoli dal 18° piano dell'Hotel Tropicana, l'unico luogo di Las Vegas che consente di tenere d'occhio il terminal dei Janet. Mark cercherà di individuare il numero di serie dei velivoli in questione, poi lo cercheremo nel database dell'Aviazione Federale e tenteremo di risalire al possessore. Percorrendo il perimetro dell'aeroporto internazionale McCarran, Pat e Glenn cercheranno un buon punto di osservazione. Perché Janet? Sono stati proposti vari acronimi. Potrebbe stare per Joint Army Navy Transport, ma nessuno sa per certo che cosa significhi. Forse è un nome di fantasia. Queste registrazioni della torre di controllo del McCarran confermano l'uso del nome Janet. Las Vegas, Janet 721 in avvicinamento. Janet 21015 in fase di atterraggio. Sono questi i jet che abbiamo avvistato dal Tikaboo Peak? Gli stessi partono da Las Vegas e in 20 minuti atterrano nell'area 51. Quindi è una tratta giornaliera. Gli aerei che decollano da qui atterrano nell'area 51. Anche le basi top secret devono avere un contatto con il mondo esterno e i Janet servono a questo scopo. All'Hotel Tropicana, Bill e Mark individuano i Janet in partenza, annotando il numero di serie riportato sulla coda dei jet. Ok, quello che sta per decollare è il volo N5177C. Inserendo il numero di serie dei voli Janet nel database dell'Aviazione Federale, Bill e Mark risalgono a un investimento governativo nella compagnia aerea. 662BA. È registrato a nome del governo americano. Allora che cosa significa? Percorrendo il recinto dell'aeroporto, sembra una struttura come le altre. Ma avvicinandosi sono visibili i fili elettrificati, i sistemi di sicurezza, gli edifici non contrassegnati. È una struttura nascosta alla luce del sole. Ottenere un'intervista dai funzionari dell'area 51 è praticamente impossibile. Ma Bill Burns è riuscito a convincerne uno. Quando eravamo lì, non avevamo identità. Negli anni 80, l'Area 51 sale alla ribalta della scena pubblica, quando il fisico Bob Lazar sostiene di aver reingegnerizzato una tecnologia aliena per realizzare dei mezzi militari all'avanguardia. Dopo qualche anno, Lazar si ritira a vita privata, preferendo non fare più menzione della storia. Ma recenti indagini sulla base rivelano che la sperimentazione attualmente in corso nasconde un enorme potenziale e Bill è riuscito a rintracciare un ex funzionario della base Top Secret. Sto per incontrare T.D. Barnes, un ex ingegnere dell'Area 51. T.D. Barnes lavora nell'Area 51 dal 1968 al 1972 in qualità di ingegnere elettronico e ha un ruolo cruciale nello sviluppo di numerosi velivoli Top Secret ora ben noti come l'A-12 Oxcart e l'F-117 Nighthawk. A quanto sostiene, nel periodo di impiego presso la base, l'identità di tutti gli ingegneri è celata dal massimo riservo. Avevamo degli pseudonimi o dei nomi in codice. Quando eravamo lì, non avevamo identità, non esistevamo. Il racconto di T.D. Barnes avvalora le dichiarazioni di Bob Lazar, che non è mai riuscito a produrre la prova tangibile di aver lavorato nell'Area 51. A detta di Barnes, la sorveglianza è talmente serrata che gli ingegneri sono a conoscenza esclusivamente dei progetti a cui lavorano in prima persona. Spesso all'esterno della struttura venivano condotti degli esperimenti segretissimi. Allora ci radunavano nel refettorio, tiravano le tende e ci obbligavano ad attendere lì per ore. Durante il collaudo di una nuova tecnologia, a chiunque non facesse parte del programma era impedita qualunque intromissione. Che cosa sa dirmi degli UFO e degli esperimenti di reingegnerizzazione?
Ah, nessuno ne ha mai saputo nulla, ma non escludo la possibilità. Dunque, signor Barnes, è probabile che quegli esperimenti siano avvenuti senza che lei lo sapesse. Io non ero al corrente, ma può essere accaduto. Dunque, è possibile che delle navette extraterrestri abbiano sorvolato la base. I funzionari venivano radunati nel refettorio, si tiravano le tende e nessuno vedeva nulla. Ecco quale livello di segretezza vigeva nell'area 51. Le affermazioni di Lazar hanno dunque un fondamento di verità. Lungo il perimetro dell'area 51, le tre telecamere di sorveglianza installate da Ted filmano un bizzarro fenomeno aereo. I dispositivi sono rimasti in funzione per 3 giorni. E ora, affiancato dall'esperto di rilevamenti visivi, Terence Mason, Ted darà un'occhiata più approfondita al filmato. La prima sera, alle 22:39, nel cielo notturno che sovrasta l'area 51, compare uno strano bagliore che guizza rapidamente dietro le montagne. È troppo luminoso, non mi sembra un fulmine. Forse si tratta di un sistema a propulsione o di un jet. Possiamo sovrapporre l'immagine diurna della zona con il filmato notturno? Terence sovrappone le due immagini e il risultato è sorprendente. Se inseriamo un effetto di solvenza tra le due, si nota un oggetto avvicinarsi all'orizzonte, poco prima di scomparire. È un po' più in alto rispetto alla linea dell'orizzonte e ai picchi delle montagne. E quindi non scompare in corrispondenza dei picchi montuosi. Lo strano oggetto catturato dal filmato scompare rapidamente dalla vista. Sembra sparire in corrispondenza della pista di atterraggio dell'Area 51. Già. È possibile stabilirne la velocità? Ted relaziona la distanza tra la telecamera e l'Area 51, 25 km, all'altezza e alla distanza delle montagne in primo piano, per calcolare la velocità dell'oggetto. Che distanza c'è tra l'oggetto volante e la vetta delle montagne? Più o meno il doppio dell'altezza delle montagne calcolata dal terreno. Calcolando la distanza dall'Area 51, ha percorso 3 km in 2 secondi circa. Ciò vuol dire che viaggiava a quasi 6.000 km orari. Una bella velocità. Già, direi. 6.000 km orari è una velocità superiore a quella di qualunque jet. L'oggetto scompare a una 40 di chilometri di distanza dall'Area 51. Ha una velocità sorprendente, associabile solamente a un meteorite. Sulla base della mia esperienza, non credo si tratti di un meteorite. È troppo lento. Una stella cadente disegnerebbe un tracciato fulmineo. Attraverserebbe lo schermo in una frazione di secondo. Esatto, proprio così. L'unico velivolo in grado di viaggiare a velocità tanto elevate è l'X-15, che supera i 7.200 km orari. Ma l'ultimo volo dell'X-15 risale al 24 ottobre 1968. Da allora, nessun velivolo americano ha raggiunto velocità simili. È incredibile. Resta il mistero di un oggetto volante atterrato ad altissima velocità sull'Area 51, del quale è impossibile stabilire l'entità. Abbiamo perlustrato la zona cercando di aprirci un varco, ma la base è avvolta dal mistero. L'Area 51 è una realtà, non una finzione. È qui dal 1955. L'esistenza della struttura non è mai stata un mistero, ma ciò che avviene al suo interno continuerà a rimanere top secret. Al di là di ogni speculazione, qual è il grande segreto dell'Area 51? Ci sono ancora dei dischi volanti oltre quelle montagne? Perché tanta segretezza? Che cosa nasconde? Le straordinarie immagini dell'Area 51 dimostrano che la base è ancora attiva. Il mistero dei giganteschi hangar, degli oggetti volanti supersonici e dei recenti avvistamenti di navicelle triangolari nei cieli di tutto il mondo potrebbe trovare una soluzione nell'Area 51, dove le tecnologie extraterrestri incontrano la realtà. È la base militare più top secret del pianeta. Volevi l'Area 51? Eccola laggiù. Ma nessuno l'aveva mai vista così da vicino fino ad oggi. Sono al posto giusto nel momento giusto. Che cosa nasconde il governo al suo interno?
Ordigni segreti o tecnologie extraterrestri? La stiamo analizzando per capire come funzioni. Ma cosa avviene quando i curiosi si spingono troppo oltre? Siamo corsi in macchina per trovare riparo. Oggi vi sveleremo le informazioni top secret, i resoconti dei testimoni, le dichiarazioni degli ex piloti della CIA. Ho visto un disco volante. È un congegno rivoluzionario per osservare la base da una prospettiva privilegiata. Vi abbiamo mostrato l'Area 51 in alta definizione come nessuno l'aveva mai vista prima. Deserto del Nevada. Dal letto di un lago in secca, un velivolo dall'aspetto bizzarro si leva ad alta quota. Il collaudo dell'aereo spia U2 inaugura l'era dei moderni velivoli top secret. E il luogo designato è Groom Lake, noto anche come Area 51. Il luogo è scelto dal governo americano per la sua posizione isolata, praticamente impossibile da raggiungere. Nessuna strada pubblica percorre la zona nel raggio di 25 km. Il villaggio più vicino, Rachel, è stato fondato nel 1973 e la sua popolazione sfiora a malapena i 300 abitanti. Da più di 30 anni questa base remota nel cuore del deserto è avvolta dal mistero. Numerosi sono gli avvistamenti di strane luci sospese sulla base. E ora? Stiamo parlando del caso 55101, i segreti dell'Area 51. È enorme! Ottobre 2008. Pat Askert è nel deserto del Nevada, a 25 km dall'Area 51. Sono loro? Sì, sono loro. Che stanno facendo? Ci guardano. Ci sono due uomini, vuoi vedere? Sono a bordo di quel veicolo? Sì. Hanno acceso le luci? Sì. Agosto 1955. Sempre nel dei radar intercettano spesso dei velocissimi oggetti volanti nelle sue prossimità, ma sull'argomento vige la massima segretezza. Poi nel 1989 tutto cambia. Quando sono entrato nell'hangar, ho visto una navetta aliena che i servizi segreti militari degli Stati Uniti stavano reingegnerizzando. Il presunto fisico nucleare del governo americano, Bob Lazar, dichiara pubblicamente che nell'Area 51 hanno luogo esperimenti di reingegnerizzazione di velivoli alieni. Gli avvistamenti di oggetti non identificati nello spazio aereo di Groom Lake sono ora all'ordine del giorno. Ma la base rimane segreta grazie a un perimetro esterno di 25 km che impedisce qualunque intrusione. E chi cerca di oltrepassare quel perimetro viene allontanato, arrestato e avvertito che le unità militari sono autorizzate a fermare i trasgressori con qualunque mezzo. Ma ora, grazie a una nuova videocamera ad alta definizione, riusciremo a penetrare al suo interno. Siamo a pochissimi chilometri dal cuore pulsante dell'Area 51. È un po' una nazione nella nazione. Ha le sue apparecchiature, il suo personale e le sue risorse. Sono in corso delle sperimentazioni su velivoli di cui nessuno conosce l'esistenza. A tutt'oggi il governo americano non ha mai ammesso ufficialmente l'esistenza di una base chiamata Area 51. Per non parlare della sperimentazione su mezzi extraterrestri. I nostri investigatori si recano dunque nel remoto deserto del Nevada in cerca di risposte. Ted Eckworth analizzerà i documenti ufficiali cercando di ricostruire la storia della base.